Un altro passettino in avanti, quello che coincide con la prima vittoria stagionale, una settimana fa rimandata soltanto allo scadere del match, il Foggia di Brambilla sblocca la casella dei successi, lo fa convincendo e chiudendo per la prima volta con la porta inviolata. L'Altamura non ha dato vita facile, specialmente nel primo tempo, ma ci ha pensato il solito Emmaus, giunto già a 4 reti stagionali, a mettere subito le cose in chiaro. Una vittoria importante dopo i 2 punti buttati dall'altra partita col Trapani, dove sicuramente potevamo fare meglio. Oggi era una partita per noi molto importante, siamo riusciti a portarla a casa anche soffrendo, e anche questo è un segnale che il gruppo c'è. Soffrendo, rischiando e sprecando, ma con quel pizzico di cinismo in più che era mancato contro il Trapani, la difesa, anche con un po' di fortuna, ha retto fino alla fine. Un Foggia migliorabile ma sicuro di sé, che ha gestito senza troppi patemi il doppio vantaggio, mettendo in mostra le qualità dei suoi interpreti migliori, i soliti Emmaus e Zunno, ma anche Orlando e quel Gargiulo che in pochi minuti ha saputo brillare anche dopo un anno intero ai box. Per Dariva invece, problemi alla caviglia. Potevamo già fare il 2-0, abbiamo sofferto poi magari su qualche palla inattiva dove serve più attenzione, e poi nel secondo tempo, quando abbiamo fatto il 2-0, ci siamo difesi con ordine, abbiamo fatto sicuramente una partita di una compattezza giusta. È anche importante oggi per noi non prendere gol. I rossoneri cercano la loro identità, sanno di poter migliorare dal punto di vista fisico, lo fanno a vista d'occhio, gara dopo gara. Brambilla mantiene però i piedi per terra. E non dobbiamo ricordarci che abbiamo cambiato 14 giocatori, quindi siamo all'inizio di un percorso, i punti fanno morale, danno entusiasmo, dobbiamo solo lavorare come abbiamo fatto fino adesso, che la strada è molto lunga.